Il governatore della regione Campania, Enzo De Luca, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo presidio ospedaliero Landolfi. Il presidente della regione ha sottolineato l'importanza di tale struttura, definendolo un'eccellenza della sanità nazionale. Al tempo stesso, De Luca afferma che il punto di primo soccorso partirà a settembre, dando ancora più importanza strategica alla struttura. Abbiamo mantenuto la parola che abbiamo dato, ma abbiamo mantenuto questo impegno soprattutto per i cittadini. Oggi abbiamo completato un investimento di 26 milioni di euro. Abbiamo realizzato a Landolfi e qui a Solofra uno degli ospedali più belli che abbiamo in tutta la regione Campania. E abbiamo alcune punte di eccellenza, intanto perché il Landolfi è integrato con il Moscati e quindi abbiamo un polo oncologico che è cresciuto ad Avellino, che è ormai di valore nazionale e internazionale, intorno al professore Gridelli. C'è. Parte a settembre, c'è già, ci sono posti di terapia subintensiva, di terapia intensiva, è un miracolo questo, averlo in un ospedale qui a Solofra. Ovviamente per settembre parte in pieno tutta l'attività, si completano gli arredi, ma veramente abbiamo fatto un miracolo. Non poteva mancare la stoccata al governo al centrodestra, accusato al Ma com'è governatore di non possibile che per interessarsi agli realizzare le cose in investimenti questo all'interno della paese sanità campana. il governo non ci ha messo un euro per quanto riguarda la regione Campania? Un euro da nessuna parte, né a Napoli, né a Salerno, né a Avellino. Polo logistico e Valle dell'Ufita era già nel programma che abbiamo presentato l'11 ottobre. Noi siamo arrivati ormai al 3 agosto, è passato un anno di tempo. Questo è il governo più burocratizzato, più perditempo che abbiamo mai avuto in Italia.